coinvolgimenti, un impegno per l'Europa da sempre, un impegno verso i territori da sempre, l'Europa legata ai territori per dare nuove opportunità alle imprese locali. Esattamente così, nel mese di maggio sono venuta qui a Fiumicino, una città alla quale tengo molto, che mi ha molto premiata, per portare questo mio dono, cioè lo sportello del cittadino europeo. Che cos'è? È un centro dove le persone che vogliano accedere ai bandi europei così complicati da ottenere, anche fare soltanto la domanda, possono trovare la necessaria assistenza per qualsiasi tipo di progetto, dal più piccolo, dall'apertura di una piccola attività, fino ai più grandi, a progetti milionari. Il nostro ufficio di Fiumicino è direttamente collegato con l'ufficio di Roma e l'ufficio di Roma con Bruxelles, per fornirvi tutti, innanzitutto, tutte le informazioni necessarie, ma poi aiutarvi proprio a fare la domanda. Oggi da Fiumicino parte un bellissimo messaggio di buona politica, perché che cos'è la politica? La politica è la vita della polis. Forza Italia a Fiumicino darà un contributo importante per rilanciare la città, mettendo a disposizione tutta la filiera istituzionale che parte dall'Europa e arriva appunto alle comunità locali. Grande entusiasmo, gruppo locale veramente all'altezza, pronto alla sfida. Forza Italia al governo, Forza Italia in crescita, si riparte da qui. Noi speriamo di essere in crescita, sappiamo di essere decisivi. Senza i voti di Forza Italia e di Berlusconi non avremmo vinto le elezioni politiche e non vinceremmo le elezioni regionali del Lazio imminenti del 12 febbraio e poi le comunali di Fiumicino. Ho voluto portare una parola di sostegno e di condivisione a questo percorso che vede a Fiumicino Mario Baccini in pole position, ovviamente come candidato sindaco. Speriamo con una coalizione coesa, questa volta unita, di centrodestra, che lo porti alla guida del comune. Forza Italia farà la sua parte, sarà decisiva anche in questo territorio così importante e così in sofferenza, così come faremo la differenza alle elezioni regionali. Oggi c'è un grande protagonismo della destra politica, ma senza il pezzo di area moderata di centrodestra rappresentato da Forza Italia non ci sarebbe il successo, la cultura di governo e anche il collegamento con le realtà europee, che oggi dal PNRR ai progetti che noi ci auguriamo possano essere messi in campo dall'Unione Europea di fronte alla crisi energetica, ricadendo sui territori. Quindi quella di Fiumicino è un'area molto vasta, molto importante, con molte sofferenze. Noi speriamo di portarla in una stagione di protagonismo, di crescita e di rinascita.